Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Una piccola introduzione. Allora, sia oggi che venerdì troverete due video a Perca. Perché infatti questa settimana l'ho intitolata la settimana del Perca, la Perca Week. Questa settimana tornerò in live su Fishing Planet, adesso deciderò un attimo il giorno e torneremo a pescare di perca su Fishing Planet. Riguardo al video, mi raccomando, superiamo i 120 mi piace. Lo scorso anno mi ero dato un obiettivo: provare a iniziare a pescare al perca. Come vedrete dalle catture ci sono state molte sorprese e soprattutto molto molto divertimento. E per queste super mega catture e altri video del genere ho intenzione di portarvi dei video a perca veramente incredibili, con esche che non si vedono tutti i giorni in bocca al perca. Per supportare idee del genere, quindi superiamo i 120 mi piace. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque non voglio perdere altro tempo e via con il video. È quello qua in camion che ha l'autoparlante. Cioè, per farti capire, la roba che mi ero portato io. Per far ba. Sì. Porca traccia! Mangiata, dietro la bricola. Bello, 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 bello. Perca, prendimi il guadino, il guadino, il guadino. Bello, bello. Sulla mia spirit, vai. Gigi. Vai. Il colore giusto. Naturale, con la testa verde. Porca troia. No, sto un fatto. Bello questo, eh. Ma guarda che mi ha tirato una botta, eh. Mi ha tirato una botta. Scusi, ok. Mi ha tirato una botta. Ok. Aspetta, madonna. Eccolo là. Mi ha tirato una botta in caduta. Ok. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, bello. Bello. Bel pesce. Che mangiata, questo è un reale, bello. Un perca. Bel pesce, bel pesce. Bello, bello, bello. Bello, bello. Ci sta, ci sta. È un 40, 50. È un 70. No, ti sembra. Ti sembra a te. Ok. Ok. Boom baby. Boom baby. First fish of this rod. Cosa ti dicevo? Ho sentito una bella mangiata. Eccolo qua. Questo sarà un 60. Bello cicciotto però. Ok. Eccolo qua. Culo. Eccolo là che va. Io perché non ci provo. Quando vedi i cavi molto attivi, vuoi sperimentare nuove cose, quello è il momento. Quando invece di fare magari 10 pesci. Ma no, io ci ho provato col Abash, ma era il momento in cui erano. Però una mangiata ce l'ho avuto. Col Garimmo. Vediamo se magari qua sotto c'è un po'. Poi vado a mente, se un tra virgolette come qua.
Porca troia, era enorme! Porca troia, mi sta portando via la canna. Non ho afferrato. Pensavo fosse un'erba. Porca merda. Era grosso, cavati un attimo. Perché la punta ha fatto mi stava portando via. Io pensavo fosse un'erba, fosse il fondo. Olla. Porca troia, era enorme. Fatto. Insomma, sappallosi. Porca troia, è grosso, porca troia, è enorme. Porca troia. Luzzo? Perca. Porca troia. Mi ha tirato una mangiatona. E non ci sta nel guadino. Faccio io. Big perca. Guarda che lo prendo per la colonna. Aspetta, fammi provare me. Porco schifo. Fermo. No. Devo capirmi io. Ok, no. Se tu riesci a prendere un attimo. Porca troia. No, Dio. Molla. Questa è un'80. Bel perca da 76, guardate qua. Che piste sulla corrente, sentite una bella mangiata. Adesso andiamo anche a pesarlo. Guardate, vampiro invernale e serale. Ok, andiamo con il rilascio. Ok, andiamo senza cadere in acqua. Oh, ha sghinzato. Vai che va. Guardate che bello. Preso. Bel pescione. Questo è un luccione. Pescione in caduta. Via. Su. Vai. Su. Su. Percone. Anzi, percone, non luccione. Cazzo. Il guadino è in macchina. Gran bel pescione. Ho mangiato su un bello sciadone cercando il luccio. Questo è un pesce da 80 cm. Ho preso anche a puntino. Vai. Vieni qua, il guadino ce l'ho in macchina, sfortunatamente ha buttato giù tutto, mi è caduto da sotto i piedi, il piedistallo. Vediamo un po' di prenderlo, cercando il luccio. Gran bel pescione. Ok, Dio buono. Sono finito col piede in acqua.